In questo video chiariremo brevemente quanto privacy e trasparenza siano di per sé temi piuttosto complessi, disciplinati da normative ben precise, però in continua evoluzione, mai definitive, con modifiche, integrazioni, abrogazioni, pareri e sentenze, talora anche in contrapposizione. La materia diventa piuttosto delicata in ambito scolastico, in quanto la scuola, per poter espletare le sue funzioni istituzionali, assume, elabora e tratta quotidianamente una pluralità di informazioni e di dati che vanno trattati nel rispetto della trasparenza e della riservatezza, garantendo naturalmente l'uno e l'altro. Ciò necessita da parte dei dirigenti scolastici la giusta competenza per garantire il bilanciamento tra privacy e trasparenza in casi molto frequenti, quale per esempio può essere la richiesta di accesso agli atti da parte di genitori di un alunno non promosso. E i genitori che richiedono nello specifico i compiti scritti, i verbali, le tabelle di valutazione e tutti quei documenti, ma non solo del proprio figlio, ma anche dei compagni di classe. E in questa specifica situazione, se la richiesta dell'accesso documentale ai sensi della legge 241 del 1990 può essere accolta limitatamente agli atti e documenti che riguardano il percorso scolastico del proprio figlio, e se invece risulta inammissibile per i documenti relativi agli altri compagni, come peraltro confermato da una sentenza del Consiglio di Stato, oltre che da altre sentenze dei TAR, che hanno chiarito che appunto questa richiesta di accesso agli elaborati dei compagni di classe appare come un controllo generalizzato sull'operato dei docenti che hanno il compito di formare e verificare i risultati raggiunti dai ragazzi. Inoltre, si rileva proprio in questa fattispecie anche l'esigenza della tutela della privacy, come confermato dal garante della privacy, ma anche dalle linee guida dell'ANAC, che hanno puntualizzato che ogni trattamento di dati personali e quindi di ostensione a un terzo tramite l'accesso generalizzato va effettuato nel pieno rispetto delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale. Naturalmente affronteremo anche l'iter procedurale che un dirigente scolastico deve seguire nel momento in cui riceve la richiesta di accesso agli atti da parte dei genitori. Questi e molti altri suggerimenti nel corso Privacy e trasparenza in ambito scolastico.